9 agosto, oggi commemoriamo e festeggiamo con tanta ammirazione e con grande gaudio interiore, con grande gioia interiore, Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedetta della Croce, come volle chiamarsi quando divenne monaca carmelitana, compatrona d'Europa per volontà di San Giovanni Paolo II, il quale la amava e la stimava tantissimo. È una santa particolarissima perché è di stirpe israelitica, di religione israelitica, almeno originariamente, e prima che si convertisse a Cristo, e poi di nazionalità tedesca, ma è anche una straordinaria mente, una mente filosofica di grande profondità e spessore. Dunque, lei nasce a Breslavia, nel nord della Germania, nella Prussia, nel 1891, da una famiglia numerosa e giudea e molto praticante, anche la mamma era una giudea praticantissima. E a 14 anni lei però perde la fede. La fede nel Dio dei padri di Israele diventa atea, la sua intelligenza grandissima la spinge a farsi tante domande a cui la religiosità della sua famiglia non riesce a corrispondere. E va avanti negli studi, sempre con il massimo dei voti, al punto che diventa assistente universitaria del grande filosofo della fenomenologia Husserl. Diventa una persona importante, una conferenziera, una relatrice importante, ma le manca qualcosa nel cuore. Forse sente l'orfanezza della fede dell'infanzia e della fanciullezza che ha perduta. E mentre si trova a Gottinga, dove insegna, ospite a casa di amici. Gli amici un giorno debbono assentarsi per un lutto improvviso di una parente e lei rimane sola nella grande casa in cui c'è una grande biblioteca. E lì per ammazzare il tempo, allora non c'era internet, non c'era la televisione, siamo agli inizi degli anni 20 del Novecento. Prende un libro a caso, il libro della mia vita di Santa Teresa d'Avila, la grande mistica del siglo d'oro della Spagna, la grande carmelitana, le cui opere sono teologia e al tempo stesso letteratura, sono anche un capolavoro della letteratura castigliana, spagnola del 1600, del 1500, 1600, ma di tutti i tempi. E leggendo l'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, la legge tutta d'un fiato in una notte intera, figuriamoci una grande mente come la sua, e alla fine dice: questa è la verità. Si converte a Cristo, viene battezzata il 1 gennaio 1922 e inizia l'insegnamento a Münster, una delle città più cattoliche della Germania di allora. Intanto però arriva il grande flagello del nazismo. Hitler cavalca il nazionalismo tedesco umiliato dalle potenze occidentali nella Prima Guerra Mondiale. Nel 1933, 30 gennaio 1933, Hitler prende il potere e la Germania diventa una dittatura nazista, ma con un grande appoggio popolare. E allora lei perde l'insegnamento, viene trasferita dai superiori in Olanda, tra le Carmelitane in Olanda, ma quando i vescovi olandesi denunciano la Shoah, allora i tedeschi per ritorsione cominciano a perseguitare e a mandare nei campi di concentramento non solo gli ebrei che sono rimasti tali, ma anche gli ebrei convertiti. Quindi
quindi fanno un dispetto alla Chiesa. Questo la dice lunga, no, sulla opportunità o meno che si fosse denunciata apertamente la grande piaga, ecco, del genocidio. È una questione morale aperta, cioè era meglio fare il possibile nel silenzio oppure permettere che altre vite venissero stroncate parlando. È una questione morale di non facile soluzione. I vescovi olandesi decisero di parlare. Come ritorsione, anche gli ebrei convertiti furono arrestati e mandati ai campi di sterminio. Lei viene arrestata con la sorella, anche lei si era fatta monaca, e l'ultima parola che le sentono dire è andiamo a morire anche noi per il nostro popolo. Muore per il popolo di Israele, il popolo eletto, ma muore anche per Cristo. Muore il 9 agosto 1941 ad Auschwitz. È martire di Cristo, martire della carità, martire dell'odio razziale, dell'odio satanico contro Israele e contro la verità e l'elezione della Chiesa. È una grande filosofa, ha scritto tante opere di spiritualità e di filosofia pura, come la più famosa è La Scientia Crucis. Ci ricorda che la componente giudaica è importante all'interno della Chiesa, ci devono essere comunque sempre dei giudei che credono in Cristo all'interno della Chiesa, all'interno della compagine cristiana, e ci ricorda che per gli ebrei la conversione a Cristo non è un cambiamento, ma è una piena maturazione. La invochiamo per la nostra Europa che sta perdendo le sue radici giudaico-cristiane. Santa Teresa Benedetta della Croce, Santa Edith Stein, prega per noi.